Giovanni Bove, luogo ideale, questa è la proposta di Fabrizio Barca. Il Circolo Foa, tra tanti circoli, è stato selezionato per farne parte. Di che cosa si tratta e che, qual è la proposta che appunto avete scelto per, ed è stata selezionata per questo progetto? Ma il progetto Luoghi Ideali rappresenta lo strumento attraverso il quale facciamo vivere una nuova idea di PD e un modo diverso di agire da parte del partito. Fabrizio Barca parla dell'idea del partito palestra pensante, e quindi uno strumento attraverso il quale, insomma, si colgono le istanze dei cittadini direttamente dai cittadini, le si veicolano alle strutture politiche attraverso l'operato dei circoli per poi giungere ad una proposta per la soluzione dei problemi. Abbiamo ritenuto come circolo di candidarci a questo tipo di progetto politico. Siamo l'unico circolo in Campania che è stato scelto da Fabrizio Barca e dal team di Fabrizio Barca per la sperimentazione concreta di questo nuovo modello di PD. È una cosa che ci riempie di orgoglio, di gioia, ma che ci carica per il proseguo del lavoro. Abbiamo scelto di mettere al centro della vicenda la questione dell'isochimica, lo facciamo con molta umiltà, con la consapevolezza della gravità del problema e della necessità che su questo problema si costruisca una rete, un progetto quadro che tenga dentro tutti i soggetti, tutti gli attori, anche perché noi, i partiti diversi dal nostro che stanno lavorando sulla vicenda, e che attraverso un team di esperti che la struttura di Barca ha messo a disposizione possa in qualche modo arrivare a definire, una volta capito bene la questione come sta, una proposta e per il recupero della memoria storica di ciò che è stato l'isochimica nel quartiere e per la tutela dei lavoratori e per l'effettiva bonifica del sito, il completamento della stessa, e chiaramente per una progettualità partecipata che consenta, attraverso il confronto con i cittadini del quartiere, di restituire alla città e alla provincia, non in termini speculativi ma in termini risarcitori per lo scempio che è avvenuto, l'intera area alla collettività. Il Circolo Foa è stato uno di quei circoli un po' critico rispetto al regolamento stilato per il congresso cittadino. Più volte lei stesso ha ripetuto che non le interessa dire un nome di un segretario, piuttosto passare ai fatti. Forse proprio questo progetto rientra nella sua idea di partito? Assolutamente sì, noi le cose non solo le diciamo, le facciamo anche. I nostri no nascono non per partito preso, ma per una ben precisa, insomma, idea di politica che abbiamo. Per noi i circoli non sono strumenti di tesseramento, non sono contenitori di cammelli da chiamare al voto solamente, ma sono occasioni di pensiero politico. Mettiamo a disposizione questa idea progettuale, soprattutto degli altri circoli del PD, di tutti gli altri circoli del PD, affinché insieme si possa, insomma, in qualche modo dare anche un segnale concreto di partecipazione diversa al partito. È chiaro che ci aspettiamo, insomma, che gli altri circoli si adoperino e scelgano di farlo finalmente rispetto alla difficile arte di produrre pensiero politico in città, insomma.